Rintracciando i tradimenti. Il mistero svelato di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Salve e benvenuti su Gossip e Notizie, l'unico vero canale a offrirvi notizie vere e autentiche. Vi teniamo sempre aggiornati, ma per farlo sempre occorre che vi iscrivete al canale e attivate la campanella. Le luci dell'ampia sala interviste si riflettono sui ricordi intrighi di un passato amoroso ormai sbiadito, ma ancora carico di mistero. Maria Teresa Ruta, la regina indiscussa dello schermo, torna a raccontare la sua epica carriera televisiva. Ma gli occhi del pubblico sono catturati da un capitolo ben più oscuro: la sua relazione tumultuosa con l'ex marito e giornalista, Amedeo Goria. La confessione ha un sapore amaro di vendetta e verità finalmente liberata, e riguarda una misteriosa agenda che Amedeo sembra avesse custodito segretamente, una sorta di libretto nero delle sue relazioni extraconiugali. Mentre il velo del passato si solleva, emerge un ritratto dell'amore contrastato tra i due, iniziato nel lontano 1987. All'inizio sembrava un legame perfetto, un'intesa che avrebbe dovuto durare per sempre. Ma dietro le quinte dell'apparente armonia coniugale c'era un uomo che sembrava aver fatto del tradimento un'arte. Le parole della Ruta scivolano via come raffiche di vento, rivelando i segreti più oscuri della loro unione. Maria Teresa Ruta rivela che Amedeo Goria, in un attacco di sincerità, aveva confidato: «Sono innamorato davvero. Per te potrei anche fare un matrimonio bianco. Non ho fretta». Tuttavia, questo matrimonio d'amore si è trasformato in un vortice di bugie e tradimenti che avrebbero alla fine strappato i due amanti. Tra gli episodi sconvolgenti, la scoperta dell'agenda segreta di Amedeo emerge come il colpo di scena più rivelatore. Ma prima, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Grazie! Dicevamo, nell'agenda nera, Maria Teresa trova una traccia inquietante dei suoi tradimenti, un registro oscuro delle relazioni segrete che Goria intratteneva. Gli scontrini di parcheggio di discoteche sospetti, biglietti di misteriose Jeanette e Jasmine, tutti indizi di un mondo segreto che l'ex marito stava cercando di nascondere. L'agenda sembra un labirinto di numeri di telefono, un dedalo di contatti femminili sparsi in tutto il mondo. Ogni numero è accompagnato da una valutazione, stelle che denotano un punteggio. Maria Teresa Ruta svela che erano numeri di donne e questa agenda di tradimenti sembra sfidare il senso comune, rappresentando un labirinto inestricabile delle relazioni di Goria. La ferita dell'inganno e della cecità si staglia nitidamente mentre Maria Teresa condivide dettagli scioccanti. Amedeo Goria, nell'ardore delle sue infedeltà, non esitava a far scivolare i cuori delle altre donne davanti agli occhi della moglie, una sfida audace all'autorità coniugale. Il passato di tradimenti e segreti si apre come un mistero intricato, una storia di devozione distorta e inganni. Mentre il velo si alza, si palesa un quadro inquietante di una relazione scossa da sospetti e ombre. Un puzzle di emozioni contrastanti, dove l'amore e la frode si intrecciano in un abbraccio fatale. Cosa pensate di questa storia? I tradimenti perché avvengono secondo voi? Maria Teresa Ruta ha fatto bene a fare queste rivelazioni? Fatecelo sapere nei commenti, siamo curiosissimi di leggerli! Arrivederci al prossimo video!